Chi sa scrivere potrà disegnare e chi può disegnare saprà dipingere. Il mestiere del pittore è l'unico mestiere al mondo che ci insegna a sognare. Pittori non si nasce, lo si diventa. Noi vi spiegheremo tutto questo, un passo dopo l'altro, perché siamo l'Accademia di Ettore Maiotti a casa vostra. Buongiorno, oggi facciamo una lezione sui fiori, copiare e dipingere i fiori. Naturalmente i fiori sono dei soggetti un po' sottovalutati da un po' di tempo a questa parte. In realtà sono dei soggetti importantissimi perché se noi guardiamo la storia della pittura vediamo che le nature morte con i fiori sono i soggetti che poi suggeriranno la pittura cubista, la pittura futurista, eccetera, eccetera. Quindi oggi non vengono tanto valutati, ma sono delle copie importanti, dei soggetti importanti. In genere, quando si decide di copiare i fiori, si prende un mazzo di fiori, un vaso, si buttano dentro così. Si mettono, si dispongono e si copiano. Questo è il modo più sbagliato per copiare i fiori. Ora vi spiego come si fa. Allora, noi abbiamo delle calle. Le calle ci viene da prenderle come ce le dà il fioraio, le mettiamo dentro nel vaso e a parte il fatto che per le calle in genere si usano dei vasi più alti che io non ho, ma in genere si tende a non toccare il fiore come ci viene dato. In realtà esiste nella cultura giapponese un'arte di disporre i fiori che si chiama Ikebana, che è una logica zen per comporre un vaso di fiori. Io non conosco l'Ikebana, però so che cos'è una composizione all'europea di fiori e quindi non ci resta altro che strutturare geometricamente la composizione all'interno del vaso e farla in modo tale che sembri una disposizione naturale. Siccome questo gambo è troppo lungo, noi lo tagliamo subito e ne tagliamo più o meno tanto così. Ecco, e lo inseriamo nel nostro vaso. Poi c'è la foglia della calla che è molto bella e anche questa foglia dobbiamo tagliarla ovviamente. E vedete che già una calla e una foglia già fanno composizione, vedete? Un altro fiore lo disponiamo in questo modo, cioè vedete che qua forma un triangolo e la direzione della calla qua va in questo senso e qua va nel senso opposto. Una terza calla la disponiamo in questo modo. E una quarta calla la mettiamo qua al centro. La nostra composizione è pronta per essere copiata. La logica di questa composizione, a parte le geometrie che vi ho mostrato, eccetera, è anche il contrasto tra i colori. Vedete che la composizione è molto essenziale, c'è un fondo nero, c'è un verde, c'è il bianco che contrasta con il nero. E quindi la variante di cromatica è molto apparentemente molto elementare, ma riuscire a ottenere un quadro vivo da una composizione cromatica del genere non è facile, bisogna analizzare bene il colore. Allora, partiamo con l'ingombro.
L'ingombro di tutta la composizione è questo, che dobbiamo rapportarlo alla distanza che è circa 2 metri, quindi lo riportiamo 2 volte. Partiamo da questo punto e lo riportiamo 2 volte, 1 e 1, 2. L'altezza, tenete presente che dovete lasciare più spazio sotto, quindi partiamo addirittura da qua. Perché noi lasciamo più spazio sotto? Perché il soggetto deve dare la sensazione di appoggiare su un piedistallo, perché se lo fate troppo basso sembra che vi cada addosso. Adesso prendiamo la misura verticale. Allora, 2 volte, 1 e 1, 2, e arriviamo fino qua. Osservate il soggetto. Partiamo dalla nostra foglia che taglia questo quadrato in questo senso, in questo senso. Poi noi abbiamo la calla. Inclinazione. Vaso arriva fino qua, quindi deve arrivare qua, un po' più alto. Ecco. Guardate i fiori in alto. Perfezionare il disegno significa passare sopra l'abbozzo che è stato fatto all'inizio. E con dei tratti brevi e paralleli create un simil segno largo. Cioè il segno largo non deve essere fatto calcando la matita o la matita carboncino in modo da avere un segno corposo, ma facendo tanti tratti fini e uno vicino all'altro, di modo che si crea una linea parallela, più morbida e che dà l'effetto di un tratto pesante. Ora, il tratto leggero, qual è il vantaggio del tratto leggero? Il tratto leggero è, per esempio, può essere cancellato con facilità oppure dà un effetto di morbidezza del segno stesso, in modo tale che non sembra un petalo ritagliato. Osservate il soggetto. Il dettaglio delle foglie, oppure il dettaglio di ogni cosa in un disegno, deve essere fatto osservando in continuazione, cioè dovete sempre avere l'occhio sul soggetto e a poco seguire l'immagine che rimane nella vostra testa della forma della foglia stessa. Ora, vedete che il tratto è a volte più pesante, a volte più leggero. Per appesantirlo, come dicevo precedentemente, basta passare 2 volte con una linea quasi parallela sullo stesso punto. Ora, osserviamo il vaso. Per costruire il vaso, dobbiamo partire dalla larghezza dell'ellisse, della parte superiore. E vedete che io prima traccio 2 linee parallele e all'interno di questo creo la curva, che forma questa ellisse in prospettiva. Nella parte inferiore dovete praticamente fare l'ellisse parallela per dare proprio un senso di appoggio. Osservate il soggetto. Non sottovalutate mai l'importanza delle ombre, soprattutto non stancatevi di disegnare, non pensate di disegnare troppo. Tutto quello che voi non disegnate, poi non lo colorerete, quindi il disegno è proprio
il binario su cui corre tutta l'opera dipinta. E ora è arrivato il momento di passare al bistro. Allora, disponiamo i colori sulla tavolozza. Partiamo dal blu, oltremare, li mettiamo in questo ordine. Poi giallo di cadmio limone e lo mettiamo in questo punto. Tra il giallo di cadmio limone e il blu oltremare, mettiamo del verde smeraldo qua in centro. Mettiamo in questo punto il rosso magenta e in questo punto il rosso di cadmio arancio. Poi da questa parte mettiamo il bruno Van Dyck e dopo il rosso mettiamo l'ocra gialla. Il bianco lo si mette alla fine e lo si mette in questo punto. Allora, blu oltremare, bruno Van Dyck. Ecco, un po' di bianco per capire se il blu, se il bistro è ben bilanciato. Ecco, adesso diluiamo il colore con l'essenza di trementina e passo a ombreggiare il dipinto. Osservate il soggetto. Allora, partiamo con le ombre portate. Ricordatevi che lavorare a olio sulla carta è veramente il supporto ideale perché i tempi di asciugatura si dimezzano tranquillamente. Questo quadro qua è un quadro che può essere ripreso già domani con il colore completamente asciutto e assorbito dalla carta. Allora, noi andiamo avanti con le nostre ombre. Tenete presente che così facendo possiamo già dare la tonalità di fondo, partendo sempre dal soggetto e andando verso l'esterno. Mi raccomando, le pennellate devono essere mosse non per esempio solo in questa direzione o solo in questa direzione, ma devono proprio ruotare un po' come, l'aria, insomma. Osservate il soggetto. Il bistro, ricordate che deve essere sempre molto diluito perché deve servire unicamente come base di comparazione per i colori che farete dopo. Tenete presente che sulla carta il tempo di asciugatura diminuisce e quindi potrete intervenire abbastanza velocemente sul dipinto già fatto. Osservate il soggetto. Allora, partiamo con il bianco del fiore e mettiamo un pochino d'ocra. Ecco. Con questo bianco caldo appena preparato, possiamo cominciare a dipingere la parte in luce del primo fiore e del fiore in primo piano. Allora, vedete che le pennellate sono brevi e che tendono a sfumare verso l'esterno, non sono compatte. A questo punto noi possiamo anche incominciare a mescolare il bianco con un po' di bistro per ottenere la parte più in ombra del fiore stesso. Ora questo lavoro lento e scrupoloso sulle varianti del colore fanno appunto parte di questa tecnica per accostamento che non tratta il colore e poi le sfumature scure che portano verso la profondità, ma delle vere e proprie macchie di colore che verranno fuse una con l'altra. Allora, poi noi proseguiamo con i colpi di luce col bianco puro e otteniamo così tre variazioni cromatiche in breve spazio. Osservate il soggetto, mettiamo un po' di verde smeraldo nel bianco e un pochino di ocra per
pochino di ocra in modo tale da ottenere un tono un po' più caldo. Raffreddando il bianco con il tono verde e poi rinforzandolo con ancora un po' di ocra, otteniamo quello scalare di colore che ci porterà dal bianco al verde del gambo. Tutto questo serve per lavorare non tanto per fusione quanto per accostamento. Osservate il soggetto. A questo punto andiamo sulle parti in ombra, dove aggiungiamo del verde smeraldo, dell'ocra gialla e aggiungiamo un po' di bistro a questo colore. E dobbiamo scurire sempre di più la parte che dovrà diventare verde scuro, e quindi prepariamo sotto una base di bistro verdognolo e poi passiamo a un colore successivo. Osservate il soggetto. Il verde del gambo lo otteniamo partendo dal blu, aggiungiamo giallo, un pochino di bianco, ancora un po' di giallo. Mettiamo una pennellata di verde intenso nella parte più in ombra del calice del fiore e sovrapponiamo poi una pennellata più chiara. Proseguiamo con il colore chiaro lungo il gambo, in modo tale da creare subito un aspetto rotondo del gambo stesso. Osservate il soggetto. Ora il verde in ombra aggiungendo più blu e un po' di bistro. Ora non dobbiamo far altro che aggiungere il verde scuro nella parte più in ombra in modo tale da creare questo volume. Adesso facciamo la fusione solamente con della trementina, la fusione tra i due verdi in modo che si dà la rotondità. In questa zona partiamo con l'altro verde, che se guardate con gli occhi socchiusi sarà questo verde composto da blu e giallo con l'aggiunta di un po' di arancio di cadmio, e questo verde si stacca decisamente da quello appena fatto, vedete? Quindi basta l'aggiunta di un po' di arancio per rendere il verde meno freddo. Aggiungiamo un po' di bianco per la parte in luce. Usiamo questo verde chiaro per creare il colore della foglia e l'effetto delle venature. Osservate il soggetto. Con del bistro al quale aggiungo un po' di ocra preparo il tono di fondo. Come vedete io non eseguo tutto il lavoro, lavoro a pezzi, cioè lavoro per accostamento. Una volta che avrò risolto questa parte, questa zona, andrò a risolvere quell'altra, poi quella sotto, eccetera eccetera. Naturalmente, se volete lavorare per stesura, invece dovete prima completare un fiore e poi completare la foglia e così via. Però io personalmente preferisco insegnare
questa tecnica che appunto si chiama la pittura per accostamento ed è la pittura, diciamo, classica, moderna, perché è il tipo di pittura che usavano fare i macchiaioli e usavano fare gli scapigliati e gli impressionisti. Osservate il vaso. Adesso incominciamo con un po' di bistro nel vaso per creare l'inizio dell'effetto vetro. Quindi la base deve essere scura, anche perché il vetro è trasparente, quindi è pieno di colori, perché ci sono i riflessi, i colori propri e tutti i colori riflessi. Quindi conviene partire dai toni scuri, preparare tutte le ombre per poi avere una base solida per incominciare a colorare. Osservate il soggetto. Riprendendo il fondo, cercate di fare delle pennellate con il colore diluito in modo non uniforme. Così facendo voi otterrete un effetto tessuto che poi elaborerete più avanti finendolo e dando proprio l'impressione di qualcosa che cade in modo morbido. Passiamo a fare il vaso di vetro. Ricordate che il vetro non è qualcosa di bianco, trasparente e nebbioso, ma bensì una specie di specchio riflettente di tutti i colori che gli stanno intorno. Noi partiamo appunto facendo macchie di scuri, macchie di chiari, macchie di verdi, ombre sopra le macchie verdi, in modo da ottenere sempre la tridimensionalità immediata. Osservate il soggetto. Come vedete, il pennello piatto ci aiuta a ottenere questi segni che noi facciamo. Vi ricordo sempre che il pennello è uno strumento che crea dei segni. Quindi noi sfruttiamo il segno del pennello piatto per ottenere un po' dei toni, delle sfumature, come se fossero fatti con il carboncino. Ora cominciamo a fare le variazioni di verde all'interno del vaso di vetro. Come potete vedere, il vetro altera i colori rispetto alla parte non ricoperta dal vetro, e di volta in volta voi vedrete che cambiando leggermente la quantità di blu o la quantità di giallo o l'aggiunta di ocra o l'aggiunta di bianco o l'aggiunta di tonalità diverse, noi otteniamo delle variazioni tali da sembrare immediatamente più cristallino il colore, come se fosse bagnato. E questo risultato dobbiamo tenerlo presente tutte le volte che noi realizziamo degli oggetti che sono inseriti in un vetro trasparente. Osservate il soggetto. Arrivati a questo punto, noi dobbiamo poi incominciare a creare i dettagli nei riflessi all'interno del vaso stesso. Questi riflessi non solo riportano lo scuro, ma riportano anche le tonalità verdi, bianche, che riflettono dalla parte sopra. Quindi di riflessi ce ne sono due, ci sono i riflessi del vetro e i riflessi dell'acqua all'interno del vetro. Osservate il soggetto. Ora cominciamo a fare la parte inferiore dove l'acqua crea questa ellisse all'interno del vaso. L'acqua crea un certo tipo di ombre subito sotto al filo d'acqua, e queste ombre
sono quelle che danno proprio il gusto della trasparenza data dal liquido. Dovete curarle molto perché sono importanti. Come potete notare, le trasparenze del vetro al di sopra dell'acqua sono completamente diverse dalle trasparenze al di sotto dell'acqua, perché oltretutto quelle al di sotto dell'acqua sono anche deformate dalla lente che crea, l'acqua stessa. Osservate il soggetto. Bisogna accentuare gli scuri del fondo che si riflettono all'interno, che si intravedono all'interno della parte superiore e contemporaneamente si rifletteranno nella parte inferiore. Sul piano dell'acqua bisogna giocare con i chiari, i bianchi, i riflessi di piena luce, in modo tale da creare dei contrasti. Naturalmente dovete considerare che i bianchi dati in un certo modo possono dare l'impressione del secondo piano e dati in un altro modo danno l'impressione del riflesso di primo piano. Naturalmente i riflessi di questi lumi dovranno contrastare con gli scuri che noi metteremo attorno a questo riflesso. Ora partiamo dalla superficie dell'acqua e pensiamo di scovare tutti quei punti di riflesso scuro che daranno volume anche ai gambi dei fiori. Inoltre, tutta questa parte scura farà il contorno del filo d'acqua all'interno di questo soggetto. Dal filo d'acqua in giù i colori si trasformeranno. Osservate il soggetto. All'interno del vaso dobbiamo incominciare a creare le ombre riflesse dal piano d'acqua e naturalmente queste ombre saranno sì scure, ma saranno nello stesso tempo un po' ovattate. Osservate il soggetto. Il colore più chiaro che si intravede dentro non è un colore proprio del gambo, ma sarà sicuramente un colore riflesso o una luce riflessa all'interno dei giochi di luce che si riescono ad ottenere all'interno dell'acqua. Naturalmente vengono accentuati anche i colori caldi. Vengono accentuate le luci al bordo inferiore dove confinano con il piano d'appoggio e a poco otteniamo questo vetro quasi perfetto con dei piccoli interventi sui colori già distribuiti. Osservate il soggetto. Sono arrivato alla definizione del fiore e a questo punto dobbiamo riprendere i dettagli. Allora, a cosa serve riprendere i dettagli? Serve a togliere la durezza del rapporto tra chiaro e scuro del soggetto che stiamo copiando. In questo caso la calla, dobbiamo creare quel sapore di bianco caldo ocraceo e partiamo dalla parte più luminosa mettendo ancora un bianco di titanio mescolato con un po' di ocra gialla per ottenere appunto questo colore caldo, questo bianco caldo.
Allo stesso tempo noi dobbiamo cominciare a pensare anche alla parte scura e dobbiamo aumentare con un bistro, anche in questo caso caldo, cioè aggiungendo al bistro un po' di ocra gialla, e rivedere di rinforzare tutte le parti in ombra del fiore. Naturalmente, voi dovete calcolare che la parte in ombra non sarà uniforme, ma avrà dei controriflessi che arrivano appunto dall'acqua che abbiamo già visto prima e vengono proiettati sulla parte in ombra, creando così piccoli controriflessi luminosi nell'ombra. Ecco, in questo modo noi avremo ricavato una profondità morbida del nostro fiore. È chiaro che è un lavoro che va fatto con molta pazienza e bisogna metterci molto impegno nell'osservazione, cioè dovete guardare molto e dipingere poco. Dovete anche considerare quanto il verde influenzerà la parte scura e quindi dovete intervenire su questa tonalità. Naturalmente è un lavoro lungo, paziente, che dovete eseguire proprio alla fine perché è quello che completa la vostra opera. Osservate il soggetto. È arrivato il momento di cambiare il pennello e in questo caso usiamo un pennello a punta tonda sintetico molto morbido. Con questo pennello e un verde più chiaro creiamo quella parte di riflesso luminoso che è la caratteristica della foglia della calla, ottenendo così una venatura particolare, giocando anche con del bistro o del verde più scuro nelle parti più in ombra. Lavorando di punta con appunto questo pennello, facciamo un tratteggio molto fitto di colore e lo stendiamo per tutta la superficie della foglia. Osservate il soggetto. Ora siamo veramente alla fine, agli ultimi tocchi di velatura, alle ultime rifiniture dei riflessi e ricordate che questo tipo di pittura va realizzato sempre con una grande lentezza. Non abbiate fretta nel finire le cose e cercate di osservare tanto, cercate di rifinire con calma e ricordatevi che la pittura dal vero deve essere sempre realizzata con molta profondità, molta passione. Non cercate di fare un bel dipinto, ma cercate di costruire bene. Ogni cosa ben costruita diventerà bella da solo senza bisogno che la facciate diventare bella voi. Siamo alle battute finali e una volta date le ultime pennellate sul piano, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.